facile giudicare, non è facile fare le cose senza farle bene. Questo lo dico veramente da uomo. Nella vita le cose si fanno bene. Lucio! Scusa. Questo ci insegna due cose. Io ha fatto tutto bene. Guardate la natura, guardate l'uomo, ciò che lì. Allora, benedire significa imitare l'agire di Dio, che ha fatto bene il mondo. E questo diventa un tema importante per fare bene. L'impegno è del lavoro di squadra. Allora, già ieri sono emozionato quando abbiamo visto il di Sandra e che vedeva passare l'altro. Siamo emozionati anche quando adesso hanno fatto il pezzo d'aprile qualcuno, che non aprile era troppo. Però, al di là di tutto, allora, che sia un luogo dove il contrasto per vedere la bellezza della storia sia simbolo di quello che vogliamo fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare i mezzi di trasporto, fa che i conducenti di questa vettura e tutti coloro che ne seguiranno nei vari percorsi di lavoro, di svago o di impegno sportivo operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti, e che tutti coloro che saliranno su questo autobus possano sempre avvertire la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Chi è l'autista? Guarda, Giovanni, 1, 2, 1.